Quota della pubblicità si è riunito nell'annuale convegno dell'UPA. Nuovi orizzonti nel mercato pubblicitario. Dopo una emorragia durata 6 anni, il 2014 non vede più il segno negativo e sarà in pareggio. E nel 2016 si realizzerà la vera ripresa. Una platea piena al convegno annuale dell'Unione Pubblicità Associati, aperto dal discorso del presidente Lorenzo Sassoli De Bianchi, che ha sottolineato la tenacia degli 850 partecipanti, tra cui il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, ringraziandoli per non aver mai mollato anche in questo lungo periodo di difficoltà. I segnali positivi ci sono e gli investimenti lo confermano. E nel Paese individuiamo una serie di segnali positivi, lievemente positivi, ma che vanno tutti nella stessa direzione. Un mercato sempre più ramificato, quello della pubblicità, TV e giornali ancora in testa, ai quali si aggiungono internet e tutti i tablet. La situazione di quest'anno certamente è migliorata, è molto migliorata. Noi cerchiamo, stiamo presentando proprio in questi giorni i palinsesti dell'autunno e continuiamo a investire perché crediamo che in questo momento di difficoltà la cosa più importante che possiamo fare è quello di dare una grande visibilità agli investitori facendo dei programmi che hanno ascolto importanti, come abbiamo fatto in primavera e come faremo in autunno. Per far ripartire il mercato, l'UPA propone una defiscalizzazione degli investimenti sulle piattaforme e-commerce e chiede a gran voce al governo una spinta sulla banda larga, perché nella velocità di connessione siamo ultimi in Europa e 89esimi nel mondo.